Volkswagen rimarca il suo impegno nei veicoli commerciali presentando la seconda generazione di Amarok. Nata dalla collaborazione con Ford, condivide con il Ranger il carattere muscoloso e l'aspetto off-road. Nonostante il gemellaggio, la personalità di questo pick-up è chiaramente Volkswagen, con un'estetica che si delinea in modo marcato, specialmente grazie alla firma luminosa vicina al family feeling del resto della gamma. Possibilità di scelta per quanto riguarda le configurazioni, a seconda se si predilige lo spazio di carico oppure l'abitabilità interna. Imponente e orientato ad affrontare ogni tipo di situazione, il nuovo Amarok può contare su un'altezza da terra davvero pick-up e sbalzi ridotti per migliorare gli attacchi di entrata e di uscita. Questo, insieme alla trazione integrale di serie, il cambio automatico con ridotte ed una gamma propulsori principalmente a gasolio, lo rendono pronto ad ogni avversità, potendo sempre contare sulla giusta quantità di coppia. Nonostante sia nato per stare fuori dall'asfalto, all'interno di Amarok ritroviamo dentro un SUV Volkswagen. Qualità dei rivestimenti, impostazione estetica pulita e squadrata, oltre ovviamente ad un'abbondante digitalizzazione. Largo spazio sulla plancia viene dedicato agli schermi di cockpit e infotainment, con quest'ultimo che si distacca dagli stilemi tedeschi, con una posizione incassata e verticale. Una conferma arriva dai sistemi di sicurezza di livello 2, intelligenti e ben tarati, per offrire su strada il massimo del comfort, nonostante le dimensioni scomode per l'asfalto. Ovvio che circolare in città con un pick-up monster come Amarok è sempre difficoltoso, ma grazie all'aiuto dell'elettronica si compie un bel salto in avanti rispetto alla concorrenza. Progettato tra Australia e Germania e assemblato in Sudafrica, dopo un giro del mondo Amarok arriverà in Europa a partire da febbraio 2023.